DJ. Riavvolgi. Forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. Tears that ain't coming, all the moment the truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't. Racconto questa cosa che non ho mai raccontato dopo questa canzone. Una volta i Google Dolls, lo racconto sempre sto aneddoto, mi fa ridere, vennero a cantare nella mia prima trasmissione, quella su Viva Rete A, stonarono tantissimo, ma diventarono i miei idoli perché si misero a ridere. Cioè stonavano talmente tanto che mentre cantavano si sono guardati tra di loro e hanno proprio fatto: ma che cazzo siamo venuti a fare qua? Ma non l'avete ancora sentito? In diretta? No, io no. In diretta, certo, sì. Bravi. Sì, sì. Ah, bravissimi. Dai. Buongiorno a tutti ragazzi, buon giovedì, iniziamo una nuova puntata di Cattelan, sigla!
Perché è una questione di spirito. Cioè, se anche le cose vanno male, ti metti a ridere così e fai. Stasera c'ho lo spettacolo a Firenze, adesso è finito qua, parto. Se qualcosa va male, metto a ridere. E comunque la gente empatizza. Sì. Dimmi. Posso farti una domanda che esula dal contesto? Certo. Ma tu hai idea di cosa dice la tua sigla? Oddio. Allora. La prima risposta è non che mi ci sia mai soffermato troppo. Credo che sia uguale a quella originale, che comunque non so, This is the greatest show, però dice This is the Catteland. Ma prima dice tante cose. And when you get so nice and the red again is kind of fire. Rimettila un attimo, aspetta. Sicuramente tonight dice. Tonight lo dice. Allora, e poi c'è un elefante che mette forse Maurizio, una tigre così. And there's when you get so fire. Dai, tutti attenzione, attenzione. Ok? Sì. Qui? Può dire qualsiasi scusa, cosa. Scusa Mauri, ma è l'originale o l'abbiamo fatta ricantare? Perché se l'abbiamo fatta ricantare sono quasi sicuro che dicano and the brain just gonna fry the nice and the rich. Allora io ho intercettato un brought to life. Non so, una roba del genere. C'è un brought to life? Aspetta. Vai, fai testo, the greatest show. And testo. And the scared of what you find the nice. And the scared of... Lei ci crede un casino comunque. Quella che la canta. Sì, sì, no, si vede che sono comunque parole che le escono, sì, le escono dal cuore. Cosa senti, dice? Ma non Ma non cosa? Where it's covered in all the colored lights. Sì. Where the runways are running the night. Vedi che the night c'è. Impossible comes true, intoxicating you. Questo non c'è. No, questo non lo diciamo, noi intoxicating you. No, noi non siamo un programma tossico, ragazzi. Arriva fino a tonight. Cioè, noi siamo un programma inclusivo, non siamo tossici. Cioè fluidi. Noi siamo, non vi intossichiamo noi col nostro programma. Buongiorno, ragazzi. Allora, finita questa piccola parentesi, che però mi ha molto divertito. Grazie per la domanda, Walter. Possiamo iniziare a concentrarci, come facciamo ogni giovedì, sulle vostre storie, sui vostri problemi, sulle vostre ansie. Sapete che la nostra settimana si occupa di voi in maniera equilibrata. Il mercoledì in maniera seria, il giovedì un po' alla cazzo di cane. Ok? Così voi ci dite i vostri problemi, quelli che si meritano la nostra attenzione. Quelli seri, devo dire che avete imparato anche voi, li chiedete di più all'Andreoli. Quelli tipo giovedì lemma. Ho adottato due gattini, sono indeciso sul nome, Bruno e Nina o Bonnie e Clyde? Potete chiedere anche al gatto della Fosca, Matteo. Allora, Fosca, Thelma, c'è ancora Thelma? Perché è un po' che non lo vedo girare. C'è. Dove anche se Walter dice, non so che ti sei fidanzata, lo abbandoni il gatto. Ma perché è un abitudinario il gatto del... Dove si mette? È là dietro. Sì. È tutto accucciato là. Thelma, come ti sembra come nome per una coppia di gattini, Bonnie e Clyde? Bello? Vaffanculo. No, però guarda che secondo me sugli animali in coppia è più facile. Sì. Perché qualunque nome in coppia fa ridere. Cioè, dai. Io l'avrei chiamato Luigi, il solito. Mario e Luigi? No, Thelma e Luigi. Perché Thelma e Luigi? Perché... Se fosse stato maschio, è Louise maschio. Ah, ok, io Gennaro e Louise. Invece, perché... No, sulle coppie ce ne sono un sacco che fanno ridere. Secondo me è più facile. Sì. Non Bonnie e Clyde. Po'. Matteo, è un po' il livello zero, Bonnie e Clyde. È un po' Starsky Hutch, quella roba lì. Come lo diminuisci, Clyde? Clyde. Perché... È vero, sì, non è accorciabile. Vedete come prendiamo seriamente i vostri problemi? Cioè, non è che vi diamo la prima risposta che ci viene minuti. In mente. 8 minuti adesso stiamo qua, ragioniamo su come si scandiscono le sillabe di Bonnie e Clyde. Sì, no, fai qualcosa di più. Tipo. Dai, cioè, Gennaro e Louise, va bene. È difficile su due piedi così. Allora, io il mio cane è Marino Bartoletti. Se ne prendessi un altro, ruberei l'idea a Walter, lo chiamerei Stracandido Cannavò. Bellissimo. Cioè, farei la coppia di giornalisti sportivi un po' intellettuali. Marino Bartoletti e Stracandido. Bello, Straca, vieni qua, Straca. Boh, non lo so, puoi fare di meglio. Se avete dei giovani dilemma, scriveteceli al 347-342-5220 oppure all'indirizzo mail diretta @dj.it. Maurizio, sei dimagrito? No, sarà il maglione che sei sciupa, che mi sparte, sarà quello, sarà quello. Che non ti cagano. Io ti voglio benissimo. Iniziamo con la verità di Cosmo su Radio DJ. Abbiamo superato l'alba. Abbiamo vinto contro il tempo. Superpoteri dentro i corpi. Mi guardo intorno mentre ballo lento. Tessera del supermercato. Scontrini arrotolati giù, abbandoniamoci sul prato.
quanti ricordi che non ricorderemo più, che resterà di tutto questo, chissà se lo racconteremo, e chissà quando cresceremo, aiuto, magari non ci ripigliamo più. Di giovedì Lemmy organizzativi, è finita male? No, è bello il mix tra Carletto il principe dei mostri e Cosmo, sì, vero? Staccano bene. Vuoi rimettere la sigla dall'inizio? No. No, ci sono un po' di giovedì Lemmy organizzativi per chi in questi giorni viene a vedere lo spettacolo. Federica dice: ho acquistato i biglietti per Salutava Sempre a Bologna, considerando che arriverò in giornata alle 14, poi dovrò ritornare in aeroporto dopo lo spettacolo avendo il volo poi presto. Come outfit? Meglio comod. Ma no. Oddio, è possibile. Sai cosa mi ha fatto ridere? Ci sono svariate cose che mi hanno fatto ridere in questo momento. La prima è che, immagino l'abbiate sentito tutti, Fosca si è soffiata al naso. Allora, è vero che non abbiamo lo studio di Linus e Nicola, che è grosso come Piazza San Pietro e puoi andarti a nascondere, però un po' di spazio c'è. Volendo un po' puoi andare sotto il tavolo, vedi? Cioè, se ti mettevi qua, senti qua, vedi? Uno faceva. Io parlavo sopra e uno non se ne accorgeva. Invece è andata. Oh, manco Celine Dion quando canta si mette davanti al microfono. È andata proprio davanti al microfono. E poi si è frizzata. Ecco l'altra roba che mi ha fatto ridere. È che quando probabilmente. Non so se l'hai sentito. Io pensavo di essere spenta. Perché ho fatto la chiamata. Te lo sei sentito nelle cuffie e noi ci siamo immediatamente girati verso di te. Sembravano i bambini. Sai i bambini quando li becchi che fanno una roba. Sei immobilizzata davanti.
Ricordo, allora, la ragazza voleva sapere come venire vestita, comodo, jeans, non lo so, vieni come vuoi, tanto ci sarà Fosca a rovinare qualcosa. Tu vieni come vuoi, tanto ci sarà Fosca che... L'altro è, sarò a Padova, dubbio, consigli di mangiare presto alle 20 e poi venire lì, oppure aperitivo sostanzioso, vedi lo spettacolo e poi vai a mangiare. Andrea, a teatro finisci tutto abbastanza presto, cioè 10:30. Io sto facendo così: prima non mangio perché sono teso, finito andiamo un po' a mangiare perché c'è questa roba, sai, il teatro dopo lo spettacolo vai a mangiare, però ti è passata la fame, quindi mangi un po' a forza e ti rimane sullo stomaco. Quindi il mio consiglio è aperitivo bello forte prima, sì, così sei anche già più predisposto, sì, a divertirti, a ridere, e poi dopo se vuoi vai a bere. Bravo, esatto, sì, aperitivo, giusto, dopo. E poi aperitivo così. Doppio aperitivo, sì, giusto? Un po' prima, un po' dopo. Secondo me mangiare potete anche saltarlo quel momento lì, sì. Fate un po' come viene. Cami! Pronto! Come stai? Bene, dai. Bene, voi come state? Ma noi bene, bene, perché la troviamo un modo... La Fosca è raffreddata. Sì, no, hai sentito? La Fosca è un po' raffreddata. Dove stai, Cami? A Londra? Sì, sono a Londra. Madonna, come mi manca Londra! Com'è ripartita dopo il Covid? Molto bene. Molto bene. C'è gente, sì, in giro, tutto aperto. Ma insomma, come un po' qua, però era un posto dove ero abituato a venire almeno una volta l'anno. Adesso sono 3 anni che non ci vengo, mi manca tantissimo. Io, sì. Walter, così, siamo tutti in fibrillazione perché si riuniscono i Blur. Ti piacciono, sì, i Blur? Sì, dai. E ripartono da Wembley. Caspita. Vai a vederli? Sì, più o meno, insomma. Allora, no, però mi posso organizzare. Perché secondo me io e Walter partiamo e andiamo. Sì, noi veniamo. Adesso poi Wembley è grande, però noi veniamo. Molto, se lei ci salutiamo da una curva all'altra, da una curva all'altra. Secondo me si può fare. Si può fare, si può fare. Cosa fai a Londra? Scusami che non te l'ho chiesto. Allora, io lavoro nel campo della fotografia. Faccio fotoritocco per un'azienda. Ah, Photoshoppi. Sì. Ah, ok. Photoshoppi le facce di quelle con le rughe o Photoshoppi gli oggetti? Photoshop vestiti, dai, sulle modelle. Ah, sì, giusto, perché quando si fanno le foto c'è sempre, ovviamente, la modella che si fa fotografare ha addosso i vestiti, esatto, c'è sempre una costumista che passa il tempo ossessionata ad aggiustarle il vestito, la stylist, giusto, che le mette le pinzette dietro, gli tiene tutte le cose in ordine, esatto, però essendo la modella un essere umano, muovendosi, sì, qualche piega la crea sempre, sempre, quindi poi ci sono sempre le Camilla che devono stare lì a levare le pieghe. Esattamente. Ma che fastidio danno le pieghe? Che fastidio danno le pieghe, Cami? Se ce ne sono troppe, poi magari il prodotto non vende abbastanza perché non sembra fatto bene. Ah, quindi è vera sta roba qua? Perché io dico sempre, ma ragazzi, ma dopo che avete fatto queste cose, secondo voi vendete di più? E loro mi dicono sì, però è il loro lavoro, e quindi mi confermi che è vero. L'azienda dice di sì. L'azienda dice di sì. E va bene. Sono io per dire di no. No, certo, soprattutto, anzi, se non servisse tu non avresti un lavoro, quindi meno male, esatto, che l'azienda pensa così. Vai, dici il tuo giovedì dilemma. Allora, il mio giovedì dilemma è il seguente. Sì. Verrà a lavorare nel mio team una persona con cui ho già lavorato in passato. Sì. Che, diciamo, non mi piace molto. Sì. Quindi, come fai a saperlo? Io ci ho già lavorato in passato per 4 anni. Ah, l'hai detto, scusami, mi sono distratto, sì. C'hai ragione. No, quindi tornerà, verrà in questo nuovo lavoro in cui io sono da un anno, verrà a lavorare anche qui. E vabbè, insomma, io lavoro quasi sempre da casa, quindi non la vedrò tutti i giorni questa persona. Sì. Però il giovedì dilemma è: alla festa aziendale di Natale, ci vado o sto a casa? Addirittura? Sì, contando che... Però allora vogliamo sapere cosa ti ha fatto, perché vuol dire che non è un'antipatia, perché se no tu dici a lavoro non la vedo più di tanto, alla festa di Natale il posto immagino allora, sarà un po' grande, puoi stare lì, berti un qualcosa... Attenzione, è una barca, non posso scappare. Ah, sul Tamigi? Ah, madonna, era che sciccheria. No, ho capito che non puoi scappare. Cioè, tu dici, non è che posso a un certo punto scialuppa di salvataggio, mi butto. Però, sì, cioè, anche nella barca sarete in più di 3 persone? Allora, sì, sicuramente. Allora parli però... con gli altri. Cioè, cosa ti ha fatto sta persona per darti così l'urto? No, allora, a me niente, ha fatto delle cose molto brutte a miei ex colleghi. Mm. Che io so. Sì. E quindi diciamo che è una persona che proprio, cioè, ero contenta di non lavorare più con questa persona, non ho proprio voglia di vederla. Sì, però è una festa, siete una in cioè, non possiamo pensare che nel mondo non esistano le persone che ci fanno arrabbiare, bisogna imparare anche un po' a conviverci. Guarda noi con Maurizio qua, cioè, tutti i giorni noi comunque stiamo qui con lui, gli parliamo il meno possibile, però poi Mauri, ricordami che ti devo dire una cosa, gli parliamo il meno possibile, però comunque sì. No, adesso, a parte gli scherzi,
ci sta, cioè personalità, vai, non parlare con lei, parla con gli altri, ma non farti rovinare. Questa persona conosce solo me. Ah, quindi tu dici perché che ti si azzicca. Avrà iniziato tipo da due giorni. Ah, ti si azzicca. Vabbè, certo. Tu, personalità, quando questo qua viene, grande formalità. Sì. Buongiorno, buonasera, chiudi la cosa e te ne vai via. E se lui ti insegue, okay, te ne vai via. Sì, ma no, personalità, Cami, il mondo è tuo, mica suo. Questo... O no? È un buon consiglio. Un buon consiglio. Personalità, vai, fatti gli affari tuoi e stacci il minimo indispensabile. Ma ah no, sì, cosa ha fatto? Più o meno me l'hai detto, si è comportato male con gli altri. Oh, comunque è brutto, devo dire la verità, per spezzare una lancia a tuo favore, Cami, sì, è brutto quando il problema ti insegue. Vero? Un po' sì. Quello è brutto. Quando tu vai da una parte e dici, ah, vabbè, ho trovato la mia dimensione, non devo più pensare a questo, ma invece questo a un certo punto te lo ritrovi lì in me. Quando il problema ti insegue è brutto. Bravo. Poi Londra è grande. Ma uno dice... Con tutti i posti che ci sono, cioè di foto ne faranno a Londra, no? Mamma mia, è proprio qua devi venire. Comunque si vede che il destino è così. Oh. No, comunque vai, grande personalità, vai, divertiti, festa sulla barca, ti invidiamo tutti, bevi, occhio a non finire nel Tamigi. Presentalo subito agli altri. Madonna, che bravo, vedi, sì. Dovrò fare così. Sì, sì. Introducilo. L'hai mai visto How I Met Your Mother? No, tutti vabbè, sgridano per questa cosa. Ti odiano tutti per questa cosa? No, mi sgridano. Ah, ti sgridano, no, chiare, sì, devi vederlo. Però c'è una dinamica molto divertente dove un personaggio presenta forzatamente un altro personaggio agli altri. Ti fa, met Ted, glielo butta lì addosso e poi se ne va. Tu fai così con il tuo amico, la tua amica lì, il tipo... Condividi il problema. Condividi il problema, esatto, rovina il posto di lavoro a tutti. È questa la soluzione. Cami, un abbraccio. Grazie ciao, mille. Ciao. Keep the letters that you wrote in a secret place. Every now and then I go down memory lane. October passed me by just like any month, but I still think of the times you took the breath out of my lungs. You don't have I got bitter when you got cold. But could you really blame me though? 'Cause I'm still tied up when you go. You know this song is about you. Who else could it be? You were the first to make me feel like I was. Dirti, Mauri, è che questa mattina mi ha scritto un ragazzo che conosco, un ragazzo a cui ho venduto casa tanti anni fa, no? Sono andato via io e l'ha acquistata lui, quindi poi siamo rimasti in contatto, ogni tanto ci sentiamo, come va, tutto bene, bla bla bla. Ha detto che non ascoltava Radio DJ, ha iniziato recentemente ad ascoltare il nostro programma in podcast, no, quindi quando torna dal lavoro si ascolta tutte le puntate da un annetto che ha incominciato ad ascoltarci, e lui dice, io difficilmente empatizzo. Ma state, cioè avete un modo di perculare Maurizio così continuo, così costante, così quasi ossessionato. Mi ha mandato la foto, fa che sono andato in libreria a comprare il suo Davvero? Libro. No. Te lo giuro, mi ha mandato la foto con il tuo libro, finché ne abbiamo.
com'è che si intitola? Quello che siamo. Quello che siamo. E mi ha mandato la foto dicendo: ho empatizzato con Maurizio talmente tanto che, oh, grazie, sono passato in libreria, sono andato a chiedere. Stefano. Grazie. Si chiama Stefano. Grazie. Grazie mille. Quindi Stefano. 335 copie. 335, sei contento? Sì, molto. Oppure sta arrivando Natale, magari qualcuno una bella poesia la regala buttare per Natale. Giovedì Lemmissimo, ci scrive un ascoltatore. Ieri sono stato bocciato all'esame di guida della Alessandro, ma allora devo avvertire i tuoi due collaboratori che il jingle di Giovedì Lemma parte quando dici solo Giovedì Lemma. Neanche Giovedì Lemmi. Neanche Giovedì Lemmissimo. Vabbè, però intanto uno l'hai detto, metti. Ogni volta mi guardano. Io su Giovedì Lemmissimo avrei messo il doppio, tipo gli ho fatto il segno tun tun. Prova un po'. Giovedì Jingle Machine. Giovedì Lemmissimo. Così, questo è il Giovedì Lemmissimo. Se avete dei Giovedì Lemmissimi, fatecelo sapere che il jingle sarà questo. Ieri sono stato bocciato all'esame di guida della patente. Ho 32 anni. Il Giovedì Lemma è: lascio definitivamente perdere visto l'età o ci riprovo visto che ormai i soldi per le guide li ho spesi? Allora, io ci riproverei. Per me non è una questione di patente, cioè non è una questione di età. Quando diventerò imperatore del mondo, promulgherò una nuova legge. Che io le dico sempre un po', sono delle cazzate che dico ogni tanto. Ma così. Ma io le segno tutte. Però la Fosca sta segnando, quindi a fine anno vi leggiamo proprio la Costituzione. Se diventerò imperatore del mondo, metterò questa regola: potete fare la patente a qualunque età, ma se vi bocciano, non alla teoria, alla pratica, più di due volte, basta. Vuol dire che non è per voi quella cosa lì. Giusto. Vuol dire che niente. Ok? Se vi bocciano più di due volte alla pratica, via. Ma non potrete mai più avere la patente. Va bene? Così risolviamo anche. C'è una macchina in meno in giro. Meno inquinamento, meno rischio, meno pericolo, ok? Sì. Segna che anche questa, poi a fine anno leggiamo la costituzione di questo programma. 347-342-5220 è il nostro numero per gli SMS. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, ritorniamo tra poco. Alessandro Cattelan, mi dice, a me non sembra un nome da conduttore. Neanche a me, è più un nome da alpino, no? Sì. Radio DJ. La neve scende giù, sui tetti delle case, si accendono per noi le luci nelle strade. La gente tira il fiato, tante grazie, meno male. Eccolo qua, è Natale. La radio passa già, le canzoni di Sinatra. E come una promessa se ne va una serenata. La cravatta che mi hai regalato l'anno scorso l'ho cambiata. Immagina che bello.
sarà l'occasione per chi resta sempre fuori, per i giochi dei bambini, per i furbi e gli assassini, per mia madre, per gli artisti, per chi scrive le canzoni. Una delle più belle, dai. No. Mettendo quelle degli Eli in un posto a parte, forse la più bella. Sì. Forse la più bella di Natale. Cesare Cremonini insieme a tutti noi con questa bella canzone di Natale. Eccolo qua, il Natale su Radio DJ. State ascoltando sempre Cattelan. Siamo tornati, la Fosca ha fatto altri due starnutini, ma per conto suo glieli abbiamo fatti fare tutti durante la pubblicità, così adesso possiamo andare avanti belli, belli dritti. Al telefono c'è Miguel. Ciao Ale. Fa ridere anche a te il nome, vero? Michele. Ah, Michele. Michele, sì. Ah, Miguel. Per gli amici. Ma no. Neanche. Ma tu ti neanche, sei... neanche per gli amici. Ma no, sei... sono Michele. Michele, fermati. Tu ti sei presentato con Fosca. Ti sei presentato con Fosca, Miguel? O hai detto. Come ti chiami? Miguel. Hai detto Michele con l'accento quello un po' marchigiano e Fosca ha capito Miguel. Ah, bravissimo. Ah, il problema nostro è questo qua. Ah, come ti chiami? Si chiama? Mi chiamo Miguel. E lei ha capito Miguel. Ale, pensava fossi di Marbella, invece di dove spagnolo. Sei Michele? Sono marchigiano, della provincia di Macerata. Sì. Beh, non è lontano dalla Spagna. Ma... No. A linea d'aria no. Dipende dal tuo punto di vista, però sì. Ma non è un accento spagnolo questo. No, perché è marchigiano, non è Miguel, è Miguel. Hai capito? La differenza è questa. Dipende dal punto di vista. Come ti chiami? Michele. No, ma adesso non fare apposta a dirlo bene. Cioè, come ti chiami? Michele. Ah, allora, però Fosca, dai, lo dice bene, non è che dici Miguel. Vabbè. Cerco il messaggio WhatsApp e poi vediamo. E poi lo riascoltiamo ma tutti guarda, insieme. Ma guarda, può darci che mi sono sbagliato io a scrivere, può No, poi anche, WhatsApp distorce allora... anche un po' se sui vocali la qualità non rientra. Comunque sia, Michele, allora, il tuo giovidilemma è lavorativo, giusto? Sì. Perché? Allora, il mio concetto era questo e avevo questo dubbio. Allora... A volte capita che durante l'anno, magari nei cambi di stagione, o che ci si influenza e quindi a volte ci si assenta dal lavoro. Questo può succedere, e sì. Questo può succedere e praticamente che succede? Che quando si ha l'influenza con la febbre sotto i 38, spesso ci si sente in colpa perché magari non si va al lavoro, perché praticamente i sintomi influenzali ci sono tutti quanti, ma la febbre non è alta, quindi magari... non sai se andare al lavoro perché hai l'influenza alta, certo. Però perché non hai la febbre. Miguel, questo però se siamo nel 2018, adesso che c'è stato il Covid in mezzo, mi sembra che sia proprio successa una cosa che ha risolto questo problema. Cioè, un tempo sì, è vero, se avevi 37,5 dicevi Madonna, cosa faccio? Ma sto a casa, sembro uno che non c'ha voglia di andare a lavorare, no? E magari anche i capi del lavoro dicevano Madonna, se ogni volta che hai 37,2 stai a casa non andiamo più avanti. Perfetto. Adesso che c'è stato il Covid, però ti tengono, di solito se hai più di 36,5 ti dicono no, stai lì a casa, non voglio che ci attacchi niente, o no? No, ma magari ti chiedono un tampone. Chiedendoti il tampone se è negativo, se non hai l'influenza oltre 38, vieni, capisci? A lavorare. Però secondo me, guarda, il Covid in questa cosa che a volte effettivamente è un po' uno sbattimento perché poi uno c'ha cose da fare, eccetera, eccetera. Però una cosa che ci ha insegnato è che se hai la febbre, comunque sei contagioso, evitare di andare a lavorare è meglio, no? Perché poi, cioè, perché i bambini... Tu hai figli, Michele? Ancora no. Sono sposato ma non ho figli ancora. Quando hai figli vedi che andando a scuola, se uno c'ha un raffreddorino, impesta tutta la classe. Poi noi ci facciamo gli anticorpi, diventiamo un po' più solidi. Però capita, no, che in ufficio uno si ammala e impesta tutti quanti. Sì. Quindi insomma, cioè 37... risolviamo dal punto di vista pratico. Quanto hai di febbre, Michele? No, allora attualmente non ho la febbre, però magari è capitato nei cambi di stagione, come ti dicevo prima. Nel caso in cui, ok. E nel caso in cui, ecco, uno c'ha l'influenza ma non ha la febbre alta, allora ti senti in colpa perché magari non vai al lavoro e dici magari mi assento il servizio che offro alla ditta e quindi quello che facciamo. Che lavoro fai, Michele?
facciamo riparazioni a domicilio per le case. Quindi c'è bisogno un po' di manodopera, c'è bisogno della tua mano. Manodopera, sì, ovviamente ne vediamo di tutti i colori per le case, quindi la gente però, oggi... Michele, se hai la febbre stai a casa. Se si ha la febbre alta, perché poi se tante volte magari vai a... No, cosa dice l'OMS? L'OMS, cosa dice? Se hai la febbre, 37... No, quant'è adesso lì? 37? 37 si sta... 37, c'è qualche grado in più che puoi guadagnare? No, quant'è il... Sto cercando. Allora, Walter cerca su Google, perché su queste cose è inutile ragionare, è inutile farsi delle opinioni. Quando ci sono delle regole... È così comodo, no? C'è una regola, non ho bisogno di dover pensare a cosa è giusto, cosa è sbagliato. È scritto lì. Fai quello che è scritto lì. Poi magari ti devi giustificare ogni volta. No, non lo devi fare. Perché la prima domanda che ti fanno ti dicono quanta influenza hai, quanta febbre hai. No, non lo devi fare, Michele. L'OMS individua come temperatura centrale normale quella compresa tra 36,5 e 37,5. Ah, ok, allora fino a 37,5 vai a lavorare, 37,6 non ci vai, non ti senti in colpa, non ti devi giustificare, non ti devono rompere i maroni. Perfetto. Digli pure che te l'abbiamo detto noi. Vabbè, no, è così. Quindi, cioè, ci sono delle regole. Quando ci sono delle regole, una comodità. Mamma mia, non devo stare a pensare a cosa fare. È scritto lì: 37, sotto i 37,5 vai, sopra i 37,5 non vai. Perfetto, no? Perfetto. Siamo tutti d'accordo? Così. Sì, sì, perfetto. Sì. Perfetto. Vai, Michele. È la giustificazione che è sbagliata, effettivamente. Non ti devi giustificare con nessuno. Michele, vai. Gentilissimi, un abbraccio, grazie. Un ciao. Salutone, mi ha fatto piacere conoscervi. Ciao Michele, ciao. Cosa voleva Michele? A sapere quanta febbre aveva. Another banga, baby, calm down. Yo, this your body, put in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, Fanta. If I tell you, say I love you, no day for me, yanga. No, tell me no, oh, 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 baby, gon' give me your lo, oh, 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 you got me like, whoa, shawty, gon' give me your lo, oh, 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 oh. I see this fine girl from my party, she wear yellow, every other girl, they do too much, but this girl mellow. I go use the telamelo. Finally I find way to talk to the girl, but she ain't no one follow. When you gonna phone for one? When you know I come for one? Then I start to feel a bum bum one. But she dey give me small one. I know, say she sabi bust it down one. But she feeling insecure, cause her friends go dey got my light ring on. Go dey got my light ring on. I say, make a baby, calm down. Yo, this your body, put in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, Fanta. If I tell you, say I love you, no day for me, yanga, oh yanga. No, tell me, no. Down.
Cos'è? Abbiamo tempo di fare un po' di infilatona di giovedì lemoni, sì, che sono arrivatoni? Va giovedì bene, lemoni, allora giovedì lemoni. Giovedì lemoni. Boom. No, devi picciarlo verso il basso. Devi fare una versione più, più cicciona. Giovedì lemma, Capodanno con la mia ragazza e i suoi, messo fra virgolette, amici, oppure Capodanno con i miei amici ma senza la mia ragazza? Un saluto da F. Prima di rispondere a questo giovedì lemma, volevo chiedervi, secondo voi quanti anni ha? 20. È giovane giovane, eh? Cioè, perché quando stai con una ragazza dove gli amici sono proprio i suoi o i miei, sì, cioè anch'io ho degli amici che sono miei, però ormai in maniera con diverse gradazioni di coinvolgimento comunque sono amici quasi tutti comuni. C'è della commistione. Più o meno sì, cioè non è che no. La domanda non è quanti anni ha, è da quanto stanno insieme. Anche. Anche, vero. Sì, è un po' una consecuzio, cioè se hanno 20 anni è probabile che siano insieme da meno tempo rispetto magari a dei quantenni, non lo so. Però sì, no, però hai ragione, è vero, la cosa è da quanto state insieme. Mi sa da poco? Sì, per forza. Io tutta la vita però, con guarda, lei continua, e i suoi amici. Continua a insistere sul fatto che siano giovani perché è ancora importante il Capodanno per loro. Bravo. Vero. Il fatto che per voi il Capodanno rappresenti ancora qualcosa di oddio, andiamo a divertirci, vuol dire che sì, avete 20 sì, anni, vero, non, vero, non di più. Perché già alla mia che me frega. Da la mia risposta è da solo. Sì. Da solo a casa con nessuno, possibilmente. Né i suoi amici, né lei, né i miei amici. Né... Sto io e il cane. Sì, esatto. Ok, stiamo lì, io e il cane. Non avere paura dei botti. No, quindi sì, probabilmente siete molto giovani. Sì, vai con i suoi amici. Perché i suoi amici ti diranno molto di lei. Visto che è ormai vero, abbiamo stabilito che siete giovani, che state insieme da poco, i suoi amici ti diranno se vale la pena andare avanti in questa cosa qua. Sì, ok? Quindi sì, vai Capodanno con i suoi amici, tanto i tuoi li conosci. Sabato vado a uno spettacolo teatrale, ma sono incinta con le nausee. Me li porto i cracker da mangiare o l'artista secondo me si prende male se gli mangio davanti? Sono anche in terza fila, Federica. Allora, secondo me si prende peggio se non vai. Cioè, peggio la sedia vuota di una sedia con un cracker, credo. No? E poi dipende che spettacolo è, cioè se è una roba un po' così. Ma dipende anche. Ma come pensi di masticare poi? Sai cos'è il problema? Cioè, quella roba lì del teatro, un po' come al cinema, quel rumorino lì di carta. Però tu fai in un apri. Sì. In un colpo solo li tiri fuori tutti. Sì. E la carta non ce l'hai più. Okay. Oh, sono quattro cracker, te li terrai. Allora per me va bene. Quando li mangi, non fai. Fai tipo ostia. Cioè, sì, metti in stacchi un pezzo, te lo tieni in bocca finché non diventa umido, quando è umido lo mastichi. Non portarli. E poverina, sta male. Se hai fatto sbattimento. Ma perché non è uno sbattimento, anzi è quasi anche una goduria, eh. Te li metti lì così, te li tieni, inumidisci e poi mangi senza far rumore. Beh, comunque sì, portateli, sì, dai, portateli, portateli. Va bene, mettiamo l'ultima canzone mentre... Oh, stai comodo, Ti raccomando, mettiti a tuo agio, come ti senti comodo tu. Va bene, chiudiamo con Abissale, Tananai su Radio DJ. Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei, discuterne tra gli scienziati. Io che sono indeciso, lei che ammette se non ha mai letto un libro. Dovrebbero proteggerla come i musei, come si fa tra innamorati. Io ci ho provato, amore, ad essere speciale. Vorrei fossi speciale, almeno tu per me. Dimmi che ricorderai, ricorderai, ricorderai che eravamo proprio belli insieme. Ricorderai, ricorderai, ricorda anche io, ho sofferto come un cane. Abissale. Parlerò di una ragazza che uccise un uomo che stava guardando l'alba. Gli disse: l'alba non si guarda mai da soli. Mi siederò con te, che sei un tipo strano come me.
tramonti, fammi vedere i tuoi mondi. Abissale. Ricorderai, ricorderai, ricorderai che eravamo proprio belli insieme. Ricorderai, ricorderai, ricorda anche io. Ho sofferto come un cane. Cosa ci fai, cosa ci fai? Cosa ci fai? Dimmi, non vedevi che la differenza tra noi è una differenza. Bravo, bravo Tananai, con Tananai abbiamo finito. Sale. Sono arrivati un botto di giovedì Lemmy, non si è riusciti a leggerli no. tutti. Vado a casa con la sensazione di non aver portato a termine il mio lavoro. Un giorno facciamo un giovedì Lemma solo amore? Ma non sono un po' tutti. Vabbè, no, ok. Ma non sono un po' tutti uguali? Non lo so. Le vabbè. Cose dell'amore, cioè poi alla fine l'amore è sempre un po' quella roba lì. Vabbè, facciamo, va bene. Facciamo. Che giorno cade il 14 febbraio quest'anno? Ah! Eh? Facciamo un San Valentino Scopiamolo. Chiamato così. Vediamolo subito, vediamolo prima. Non vi vogliamo far andare a casa finché non sapete. Che giorno è San Valentino? Martedì. No. Sarà per fra due anni, dai. La facciamo fra due anni, sta cosa allora. Ciao Mauri, grazie. Ciao Fosca, ciao Walter, ciao a tutti. A domani.